Eh beh, è il caso di dire adesso che possono iniziare i lavori, si sì, sono interessanti e motivanti i concetti che abbiamo sentito su questo palco, interessanti anche appunto i giovani, non abbiate paura e soprattutto un messaggio anche a noi che giovani sì lo siamo ma non come i giovani. Di, di non pensare, e di dare consigli pensando al nostro passato, insomma, il mondo è in evoluzione, quindi è giusto anche che loro abbiano il loro di mondo. A proposito di futuro, visto che adesso apriamo i lavori per così dire, eh, il primo keynote speech della nostra tre giorni del Festival del Futuro sarà tenuto da Enrico Giovannini che io invito a raggiungermi sul palco, economista, statistico, ec accademico ed ex ministro, ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile nel governo Draghi. Buon pomeriggio Buongiorno. e benvenuto. Buongiorno. Io le lascio subito spazio perché lei avrà il suo intervento da fare. Anticipare e costruire il nostro futuro, quindi qua una base straordinaria. Ma il Ministero che lei ha guidato è un ministero del futuro perché non può essere interpretato in altro modo un ministero che pensa alle infrastrutture che avremo da qua a quando. È, insomma, è proprio così fondamentale. Eh? È proprio così, ed è forse la ragione per cui sono stato invitato, eh. o forse perché tanti anni fa come primo lavoro. Finita l'università mi chiede se ero nel 1980 di immaginare l'Italia del 2000, per fortuna non ho mai ritrovato quello che avevo scritto perché non ho mai verificato quanto ero stato bravo o forse perché ho l'età esattamente precisa. Per, per fare quello che vi sto per raccontare, ah, ma in realtà ha colto esattamente il punto il, Museo delle, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, o come adesso è tornato a chiamarsi, eh, infrastrutture e trasporti è veramente la cosa più vicina al Museo del Futuro che al, scusi, al Ministero del Futuro che esista e dunque è stato divertentissimo, è stato veramente molto bello. Io Però, le lascio lo ne spazio che ci racconterà breve. a lei Grazie. il palco. Bene, buongiorno ancora. Eh, buongiorno e benvenuti al uh, questo meraviglioso festival del futuro e ringrazio naturalmente Enrico Sassuna e tutti gli altri che organizzano questo evento perché è una riflessione in indispensabile pensare al futuro. Questa sessione si chiama anticipare e costruire il nostro futuro ed è forse eh, anzi userò proprio questo titolo per tentare di argomentare, come mi è stato chiesto, partendo dall'ultima parola il nostro perché il futuro eh, più o meno capiamo che cos'è, anche se eh, gli esperti ci dicono che dobbiamo sempre parlare di futuri al plurale perché il futuro è la combinazione di possibili futuri, ma il futuro lo do per un attimo per scontato, nostro, ma nostro di chi? Del mondo? dell'Unione Europea? dell'Italia? mio? vi invito a riflettere con quale spirito siete qui oggi pomeriggio. Volete capire come andrà il mondo, come andrà la nostra Unione Europea, come andrà l'Italia, come andrò io? in questa situazione, in questo disordine che è stato scelto come titolo? Beh, fa una bella differenza eh, se noi ragioniamo sul mondo, ragioniamo sull'Europa, sull'Italia o sul mio futuro. Vi faccio alcuni eh, esempi. Se guardiamo al mondo, siamo arrivati esattamente dove 50 anni fa il club di Roma aveva immaginato saremmo stati. Cioè, proprio la scorsa settimana siamo arrivati a 8 miliardi di persone. Quando il Club di Roma, un gruppo di scienziati creato da un italiano, Aurelio Peccei, 50 anni fa pubblicò il rapporto sui limiti alla crescita, quel rapporto fu in qualche modo eh, criticato, anzi addirittura messo da parte, da parte del, dell'establishment, degli economisti. Degli, dei politici dicendo ma no, ma che sono queste visioni catastrofiste, un po' come diceva Luca Zaia prima, perché, perché si prevedeva che il mondo sarebbe arrivato intorno a quest'epoca, intorno a 5, 8 miliardi di persone e poi a causa del collasso del, dell'economia, della, della società, del, del mondo umano, saremmo tornati a 6 miliardi alla fine del secolo. Ora, se confrontiamo quelle previsioni con gli andamenti effettivi, io lo dico sempre, qualcuno lascia la sala dicendo ma io le ultime ore vorrei passarle con la famiglia, avete presente come in quei film in cui arriva il meteorite sulla Terra. Ma non c'è dubbio che siamo di fronte, lo ha detto il segretario generale delle Nazioni Unite qualche giorno fa alla COP27 a Sharm el-Sheikh, che rischiamo veramente un collasso del nostro sistema, del nostro come mondo. Ora non entrerò su questi aspetti perché noi vogliamo evitare quello scenario e quindi le discussioni che sentirete in questi giorni saranno orientate proprio a capire come... Evitare che quel disordine che si sta manifestando, quella tempesta perfetta, termine abusato in qualche modo. Ma io rinvio a un bellissimo libro, La tempesta perfetta del 2009, eh, in cui si confrontavano proprio scenari alternativi, quindi non parliamo del 1972. Bene, se quello scenario è ancora sul nostro tavolo, diciamo così. E perché nel frattempo non abbiamo fatto le cose che avremmo potuto e dovuto fare. E perché non l'abbiamo fatto? Ma perché eravamo convinti, magari perché gli economisti lo dicevano, magari perché i politici lo dicevano che in qualche modo l'economia si sarebbe aggiustata, la tecnologia avrebbe risolto i problemi, i prezzi relativi ci avrebbero spinto ad abbandonare certe fonti, le fonti fossili, fossili energetiche a favore di altre, avremmo investito nell'innovazione, cose che abbiamo fatto, ma che non basta. Perché? Perché nel frattempo il cambiamento climatico è avanzato. Il cambiamento climatico non evolve in modo lineare lentamente, ma per salti. E quindi abbiamo davanti una sfida straordinaria per evitare, appunto, che quello scenario, la seconda parte di quello scenario, si realizzi. Ma con quale spirito noi ci poniamo per affrontare queste tematiche? Il primo spirito è quello di eh, continuare come abbiamo fatto per 50 anni eh, a dire vabbè ma tanto ce la faremo business as usual come dicono gli inglesi continuiamo a fare le cose magari migliorando un po' nella speranza che tutto questo basti la seconda possibile eh, visione del futuro è quella invece di un, un futuro distopico cioè un futuro in cui effettivamente sarà un disastro. E allora eh, possiamo fare, se ce lo possiamo permettere, come quei ricchi della Silicon Valley che si stanno facendo costruire i bunker in Nuova Zelanda, dove sperano di poter vivere tranquilli quando il mondo sarà un disastro. Oppure daremo retta a Elon Musk che pensa di costruire le stazioni orbitali, sempre per i ricchi naturalmente, dove i ricchi potranno andare e vivere, come in alcuni film, lasciando la Terra disastrata a chi non se lo può permettere. Questa visione distopica è una visione da rifiutare. E una terza possibilità con cui si approccia a questo tema è quella di immaginare invece una visione retrotopica, come la chiama Zygmunt Bauman, un grande sociologo scomparso alcuni anni fa. Cioè una visione nella quale non vogliamo accettare l'idea che siamo tutti sulla stessa barca. Dice Bauman... L'umanità ha fatto grandi salti nella propria storia, ha lasciato le caverne, ha costruito le città e poi gli stati e poi gli stati sovranazionali. Ebbene, ogni volta, dice Bauman, abbiamo allargato il concetto di noi e abbiamo ristretto implicitamente quello di loro. Con la globalizzazione, dice Bauman, tutti siamo noi. Come dice Papa Francesco, tutto è connesso, siamo finalmente... Capaci di riconoscere che siamo tutti insieme su questo pianeta. E allora, dice ancora Bauman, molte persone non hanno la capacità di affrontare questa realtà. Perché? Perché i salti nella storia che ho citato precedentemente si facevano in centinaia di anni, questi invece in poche decine di anni. E quindi tante persone non hanno proprio le categorie mentali. E allora la retrotopia cioè l'utopia di poter tornare indietro a un mondo più tranquillo, a un mondo in cui non eravamo tutti noi, un mondo apparentemente più sicuro, in realtà è un mondo che non è mai esistito perché eh, se pensiamo a qualche decennio fa la disoccupazione era molto alta, anche in Italia i divari erano molto alti, territoriali, eccetera, eccetera. Cosa ci resta dunque? Beh, ci resta una quarta visione, una visione utopica, se volete ancora utopica, di poter provare a invertire questi trend che nel frattempo esistono, usando altri trend, quelli positivi, che naturalmente pongono nuove problematiche di cui sentirete parlare in questi giorni, quelli tecnologici, quelli delle risorse rinnovabili per l'energia, eccetera, eccetera. Ecco, io invito ognuno di voi a scegliere uno di questi quattro scenari perché spero che da questo festival uscirete diversi da come siete entrati e sarete ancora più convinti che appunto dobbiamo essere utopici nel senso positivo come la parola ci indica, cioè non sognare qualcosa di impossibile, ma provare a costruire qualcosa che è diverso dagli altri scenari e magari non sarà esattamente il futuro che vogliamo, sarà un altro futuro, ma sarà un futuro migliore, non tanto di oggi, di quello che ci sarebbe se noi non operassimo. E la stessa cosa vale per l'Unione Europea naturalmente, la stessa cosa vale per l'Italia e alla fine vale anche per noi individui, perché come vedete poi le scelte politiche, culturali, dipendono da come noi vediamo il mondo, come fu ricordato anni fa da... Popper, famoso filosofo, che sottolineava proprio come il futuro dipende dalle nostre paure, dalle nostre aspirazioni, da quello che pensiamo, da quello che speriamo, da quello che facciamo ogni giorno. Quindi il titolo di, questa, di questo intervento è Nostro e quindi avete già capito la mia posizione. La mia posizione è una posizione in cui non possiamo non guardare a tutto il mondo rispetto al quale porci in una logica che è quella europea. Invito tutti a guardare l'articolo 3 del Trattato dell'Unione Europea che mi rende orgoglioso di essere europeo. E l'Unione Europea, con tutte le sue difficoltà, sta provando a fare una cosa unica nella storia dell'umanità. Cioè sta provando a fare un'integrazione politica, economica, sociale con strumenti di pace. Gli altri stati sovranazionali hanno avuto alla base la guerra come origine, l'Unione Europea no. Dobbiamo sempre ricordarcelo, che siamo un esperimento di cui parlerà la storia. Quindi ogni volta che abbiamo tutte le difficoltà che incontriamo, ricordiamocelo, siamo in terre incognite. E perché vogliamo una scelta europea, il nostro anche come Europa? Perché da soli siamo troppo piccoli per fare le altre due cose, costruire e anticipare. Costruire come? Certo, mettendo insieme risorse economiche, certo, mettendo insieme persone, il capitale umano, come si chiama, e magari come stiamo facendo in Europa, ma in generale con la globalizzazione, scambiando persone, accogliendo persone con saperi diversi, andando in altri paesi ad acquisire saperi che qui non abbiamo, riportarli magari qui. Insomma, è un insieme per costruire, per trovare soluzioni diverse da quella che ognuno di noi come impresa... Come Paese e anche come Unione Europea, perché non siamo autosufficienti, per fortuna, dobbiamo e possiamo creare insieme. Sì, ma come? Come vi ho invitato a riflettere sul vostro modo di vedere quel nostro, vi invito a riflettere su qual è il vostro a priori. Prima è stato ricordato la sequenza di crisi. E tipicamente si cita Lehman Brothers, poi si salta direttamente alla, alla crisi dei debiti sovrani nel 2012, Lehman Brothers 2008, 2012 la crisi dei debiti sovrani in Europa e poi si salta la pandemia. In realtà ce n'è stata un'altra di crisi che ha rischiato di far andare le istituzioni europee verso la frantumazione, cioè la crisi dell'immigrazione degli asili del 2015. Poi la pandemia, adesso la crisi energetica. Tutti questi sono accidenti della storia. Cioè, qualcuno ha deciso di complicarci la vita in modo terribile, una sorta di tentazione continua alla Giobbe. Fino a quando? No. Perché tutte queste fragilità che esplodono erano ben note da tempo. Questa è la verità. Erano ben note da tempo, ma abbiamo scelto di non crederci. Forse per non spaventare i cittadini o non spaventare noi stessi. Nel 2014, finito il lavoro di ministro, il servizio di ministro nel governo Letta del lavoro e delle politiche sociali, collaborai con la, le Nazioni Unite, UNDP in particolare, che produce ogni anno il rapporto sullo sviluppo umano. E lo intitolammo Vulnerabilità e resilienza. Provando a bozzare un'idea di come costruire un approccio alla politica, ma non solo alle strategie aziendali, che riconoscesse le fragilità, le vulnerabilità, ma anche immaginasse come rispondere a queste vulnerabilità crescenti. Perché gli scienziatici del clima. Ma anche i demografi, ma anche i sociologi, ma anche gli economisti ci dicevano: guardate che quello che è successo non è appunto un caso unico, sarà il new normal, il nuovo normale da qui in avanti. Poi con la Commissione europea cominciai a collaborare e organizziamo un convegno a Bruxelles. Collaboravo con l'istituto di eh, il Think Tank che lavorava proprio per il gabinetto del presidente Juncker della Commissione Europea. Organizziamo quell'evento e alla fine mi fu detto che la dovevo smettere di parlare di sostenibilità e di resilienza. Poi, in realtà, cominciamo a lavorare con il Joint Research Center della Commissione Europea sul tema proprio di vulnerabilità e resilienza. Più sul fronte della ricerca. Bene, fatto sta che poi nel, 2009, nel 2020, quando scoppia la crisi della pandemia, il nuovo gabinetto di von der Leyen, che nel frattempo aveva scelto lo sviluppo sostenibile come chiave per tutto il futuro sulla base di quello che aveva deciso l'ONU, scopre in qualche modo questo lavoro e questa è la ragione per cui parliamo di PNRR cioè di piano nazionale di ripresa e resilienza, perché all'inizio questa idea della resilienza non c'era, c'era solo quella della ripresa. E con i colleghi del Joint Research Center abbiamo sviluppato un modo di immaginare le politiche per un mondo fragile, vulnerabile, ma che debba investire sulla resilienza come categoria permanente. Cos'è la resilienza? È la capacità di un materiale, di una persona, di una società, di un'impresa di fronteggiare uno shock, magari anche positivo, ma tipicamente purtroppo negativo e di rimbalzare a dovera, rapidamente prima della crisi. E noi dicemmo "Ma perché dobbiamo rimbalzare indietro? Io voglio rimbalzare a dovero se ero in una posizione ottimale, ma se non c'ero, perché? E quindi immaginiamo questo concetto di resilienza trasformativa, cioè l'idea di prendere la spinta nella caduta e rimbalzare avanti, non rimbalzare indietro. Abbiamo costruito un sistema che da allora è diventato centrale nelle politiche dell'Unione Europea, articolato su 4P e una T cioè le politiche non più economiche, sociali, ambientali, no? queste frammentazioni, ma politiche che proteggono, che promuovono, che preparano, che prevengono e che trasformano. Se lo shock è piccolo o dura poco, noi tendiamo ad assorbirlo. Se invece dura di più o è più lungo, noi tendiamo ad adattarci. Ma se invece è molto lungo o è molto violento, noi dobbiamo trasformarci. Ecco perché è rilevante quello che vi sto dicendo per la discussione sul futuro. Perché se noi pensiamo ancora che il futuro possa essere in qualche modo un processo continuo, sì ogni tanto c'è qualche crisi qua e là, una recessione nel 75, nell'81. Ma insomma, fondamentalmente il futuro è fatto di una crescita economica, in particolare più o meno costante con queste eh, fibrillazioni. Tutto quello che vi ho detto è perfettamente inutile. Se invece pensiamo che a causa di tanti fenomeni di cui sentirete parlare in questi tre giorni, il futuro rischia di essere pieno di shock, allora dobbiamo cambiare le nostre categorie. E quindi investire in formazione, tecnologia, organizzazione, nel lavorare insieme la governance per prepararci a affrontare un futuro più turbolento di quello da cui siamo venuti nei decenni passati, perché c'è un modo di affrontare diversamente le cose. Vedete, questo libro... È un libro che si chiama Il governo nel 2071. 2071, ma no, per favore, l'ho ritrovato appunto nel, nella mia biblioteca perché rimasi straordinariamente colpito da questo libro perché ci sono alcuni paesi in cui esistono i ministeri del futuro, esistono istituti per gli studi sul futuro. E questo lavoro, che è ancora secondo me straordinariamente attuale, divide questo periodo molto lungo dal 2018, perché di quasi cinque anni fa, al 2071, in tre periodi, 2018-2030, 2030-2050, 2050-2071. Perché vedete, il futuro non è che appare improvvisamente. Il futuro si costruisce, seconda parola di questo discorso di oggi, costruendo gli step intermedi, i passi intermedi, non sapendo quale sarà il futuro, ma si costruisce investendo, scegliendo, magari buttando risorse per prepararsi, per fare il passo successivo, come sanno benissimo gli scienziati che ci hanno portato sulla Luna anni fa e che adesso stanno lavorando di nuovo sulla Luna o verso Marte. Che cosa vuol dire questo? Che noi possiamo anticipare il futuro? Terza parola di questo intervento? Sì. Possiamo prevederlo? No. Possiamo, ormai abbiamo le tecniche, per provare a disegnare futuri diversi e magari scoprire che certe azioni possono essere utili o sono indispensabili per futuri possibili diversi. In questo libro, tra l'altro, si parla del governo del futuro e, le... e quindi si cerca di capire come l'approccio dei governi di oggi deve cambiare verso una visione diversa per accompagnarci. E le quattro dimensioni sono 2018 la governance, come organizziamo il tutto e la resilienza. Questo è il primo punto, il primo pilastro. Il secondo è l'economia e la società. L'economia e la società insieme perché le due cose sono la stessa cosa, sono le due facce della stessa medaglia. Non possiamo parlare di economia senza parlare di società e viceversa. Come diceva Beccattini tanti anni fa, i distretti industriali sono il risultato di un modo di organizzare la società nel nostro Paese. Se l'avessimo organizzata diversamente, non intorno ai comuni, non intorno alle comunità, non avremmo avuto distretti perché negli altri paesi i distretti non ci sono e dove abbiamo provato a crearli non ha funzionato. Il terzo è l'ambiente e la salute 2018. Tutti abbiamo scoperto che la pandemia e il Covid-19 in realtà è un fenomeno strettamente legato alle questioni ambientali, il salto di specie. Ieri eravamo in una conferenza su questo tema e i salti di specie saranno attesi numerosi in futuro. Non tutti genereranno pandemie, forse delle epidemie locali, ma di nuovo non pensiamo che il Covid-19, da cui non siamo ancora usciti, sia un episodio unico. E infine futuro e progresso, come funzione dello Stato una delle quattro funzioni fondamentali dello Stato. E allora quello che stiamo facendo qui in questi giorni non è un convegno su così un divertimento. Stiamo parlando di come organizzare una funzione che secondo questa visione che io condivido in pieno è una delle funzioni fondamentali dello Stato e lo sarà sempre di più. Dunque, Venendo all'Italia, ci stiamo attrezzando, ci siamo attrezzati per anticipare e costruire il nostro futuro? La risposta è no. Avremmo potuto fare di più, potremmo fare di più, dobbiamo fare di più. E come è stato ricordato, nell'attività di Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili accanto al PNRR e a tante altre cose io ho voluto dare un'indicazione chiara per dotarci, e l'abbiamo lasciato per il nuovo governo di piani a medio termine 5 anni, 7 anni, 10 anni in qualche caso sullo sviluppo delle ferrovie le strade e le autostrade, i porti, gli aeroporti, la mobilità ciclabile, la sicurezza stradale e potrei continuare. Dice scusi professor Giovannini, ma mi vuol dire che lei questi piani non li ha trovati? No. Eppure erano previsti da normative? Ma sapete, le norme. È successo qualcosa? Se non sono stati fatti, vi ribalto la domanda. È successo qualcosa visto che non avevamo un piano pandemico come Dio comandava? Diciamo così: certo che è successo. Lo dico perché nel comitato Colau di cui ho fatto parte, quando abbiamo ricevuto dalla Francia, da un'istituzione che si chiama France Strategique, che ha esattamente questo compito. Il loro piano pandemico abbiamo detto wow, avessimo, ce l'avessimo avuto anche noi. Allora questa quarta funzione indicata dallo Stato, dal, da questo gruppo che si occupa di questi temi di futuro e di preparazione, prevenzione, trasformazione, Protezione, preparazione, appunto, è una funzione assolutamente indispensabile. A patto che la politica, che le istituzioni, non solo quelle nazionali, ma anche quelle locali, a patto che le imprese, a patto che la società nel suo complesso, voglia usare questi strumenti, perché se invece andiamo a ricercare, il consenso immediato per i politici, oppure il profitto immediato per le imprese, oppure dei risultati istantanei, non è detto che quelle scelte che facciamo ci avvicinino alla capacità di realizzare un futuro secondo le nostre visioni. Pensate a quello che è stato scritto in questi giorni sul Mose, che hanno protetto Venezia dà un'acqua altissima. Lo dico perché abbiamo lavorato per un anno e mezzo, due anni quasi, per far sì che il Mose fosse gestito correttamente, si finissero gli investimenti, si lavorasse tutti insieme per capire come usare questa struttura che è unica al mondo. E adesso New York viene a studiare come realizzare un Mose per proteggere Manhattan dall'inevitabile aumento del livello del mare. Ma all'epoca il Mose fu visto come... No, non rientrano le polemiche. Questa capacità cioè di prepararsi, di anticipare, di investire e dunque di trasformare poi il funzionamento di un territorio fragile come la laguna di Venezia è un esempio importante. Concludo con una sottolineatura che rende evidente quello di cui ho provato a parlare. Ha due sfaccettature. La prima, nei giorni scorsi il presidente dell'Istat, Blangiardo, ha ricordato come siamo in una situazione molto diversa rispetto al passato. Nel 1951, miracolo italiano, la media della popolazione era di 32,5 anni e ognuno, statisticamente, aveva 41,5 anni di vita attesa. 32,5, 41,5. Oggi l'età media è di 46,7 anni e mediamente ognuno di noi ha 38,4 anni davanti. Io personalmente molti di meno, ma insomma metà, quasi. Che vuol dire? Vuol dire che nel 51 quelle persone sapevano di avere più anni davanti rispetto a quelli che avevano vissuto. Noi oggi mediamente abbiamo già vissuto più anni di quelli che vivremo. Questo cambia la nostra prospettiva? Forse, spero di no. E sperando di no, non posso non sottolineare come la questione demografica incide naturalmente sulle prospettive di futuro di questo Paese, ma quello che più incide è la nostra capacità di mobilitare i saperi che sono sparsi nella nostra società, senza differenze tra giovani, diversamente giovani perché abbiamo tutti la capacità e la possibilità di contribuire a un futuro che vogliamo realizzare. Quale futuro? Beh, questo non può essere delegato a nessun politico, perché i politici, lo ricordano, devono essere espressione della società a cui rispondono. E dunque invito tutti, all'inizio di questo straordinario festival del futuro, ad essere aperti, a credere ancora in quell'utopia, magari sostenibile, come nel mio libro di qualche anno fa, perché le alternative, business as usual, retrotopia, distopia, non solo sono disastrose nel futuro, ma sono veramente brutte da vivere nel presente. Grazie.